L'assemblea schierata contro Pfizer. Il presidente Mazzeo propone una mozione per un'eventuale azione legale nei confronti dell'azienda farmaceutica. Doveroso rispettare gli impegni presi. Seduta solenne del Consiglio per il giorno della memoria. Riconoscimento per Basilio Pompei, uno degli eroi della Resistenza. Mazzeo, giusto essere qui oggi, perché non ci si può girare dall'altra parte. Il Consiglio regionale batte il pugno sul tavolo. L'approvvigionamento a rilento dei vaccini ha fatto infuriare il presidente dell'Assemblea Toscana, che ha presentato una mozione su un'eventuale azione legale contro Pfizer. Come ha affermato il governatore Eugenio Giani, i contratti sono stipulati dal governo e quindi le regioni hanno un potere limitato. Antonio Mazzeo, tuttavia, ha espresso la volontà di portare il problema in una sede nazionale. Nel testo si chiede alla Giunta di continuare a monitorare l'organizzazione inerente alla fornitura delle dosi di vaccino per i cittadini toscani e attivarsi qualora si registrassero ritardi rispetto agli accordi stipulati in sede comunitaria. In particolare, è chiamata ad attivarsi nel caso specifico per valutare la concreta possibilità di intraprendere un'azione legale condivisa con altre regioni e il governo nei confronti della casa farmaceutica Pfizer-BioNTech in merito ai ritardi alle forniture delle dosi di vaccino previste dagli accordi in sede comunitaria. Iniziativa più che giusta, lo dico da settimane, tutto questo, però rendiamoci conto, chi può contestare Pfizer è lo Stato, perché i contratti sono assunti dallo Stato che poi i vaccini li porta alle regioni e da qui vengono somministrati. Io ho dato fin dall'inizio forte solidarietà al commissario Arcuri e al governo nelle azioni che possono essere intraprese proprio sul piano dei vaccini e della loro fornitura. Sono convinto che sarà molto importante in futuro avere quella capacità anche di realizzare da soli in Italia i vaccini, perché vediamo che in queste situazioni d'emergenza, in una situazione così delicata, o le cose le fai da solo o altrimenti ti trovi in questa situazione di dipendenza da altri, con gli inevitabili contraccolpi che vanno sulla salute pubblica nazionale. Noi per uscire dalla crisi pandemica che stiamo vivendo e per tornare a vivere la normalità come come vivevamo prima del marzo dello scorso anno, abbiamo solamente due strade. Da un lato continuare quel lavoro responsabile che è stato fatto in questi mesi. Consentitemi di ringraziare le cittadine e i cittadini toscani per come hanno vissuto questo periodo, quindi distanziamento, mascherine, lavarsi le mani in continuazione. E dall'altro noi dobbiamo mettere in campo tutte le azioni che abbiamo per poter vaccinare nel più breve tempo possibile il maggior numero possibile di cittadini. Per questo l'idea di una mozione trasversale di tutte le forze politiche affinché si possa intraprendere come regione, in accordo con il governo, un'azione legale nei confronti di quel soggetto, in questo caso Pfizer, che non rispetta gli impegni che ha preso insieme a noi. L'atto ha trovato il sostegno di tutte le forze politiche. Vincenzo Ceccarelli del PD ha parlato di un comportamento grave dell'azienda, mentre Irene Galletti del Movimento 5 Stelle ha proposto di emendare il testo, chiedendo di favorire la produzione di vaccini anche da parte di altre società che non hanno sviluppato il vaccino stesso. Stefano Scaramelli di Italia Viva ha invece evidenziato la necessità di mantenere gli impegni. Una mozione firmata da tutti i gruppi che invita il governo a porre in essere e in atto tutte quelle misure, tutti quei comportamenti e tutte quelle azioni, ovviamente ad iniziare da quelle legali, perché il comportamento di questa azienda è veramente un comportamento grave che rischia di penalizzare quello che è il bene primario dei cittadini e anche dei toscani, ovviamente, vale a dire la salute. Quindi l'auspicio e il sollecito che rivolgiamo è che si faccia tutto in tutte le sedi affinché Pfizer riprenda la fornitura dei vaccini così come si era impegnata a fare. La sosteniamo, la firmeremo, però facciamo una proposta ulteriore che secondo noi è ancora più importante.
utilizzare l'articolo 31 di un trattato internazionale, l'acronimo si chiama TRIPS, che permette l'utilizzo della licenza obbligatoria, cioè la possibilità di produrre vaccini, ma anche farmaci, in casi di emergenze eccezionali, da parte di aziende che non sono quelle produttrici, in questo caso la Pfizer. E questo viene fatto proprio per la situazione di enorme emergenza in cui ci ha gettato anche, non soltanto la pandemia, ma anche delle aziende, delle multinazionali, che lo devo ricordare, soprattutto a tutti quelli che elogiano la sanità, il privato nella sanità. Loro devono fare interessi di mercato, i governi invece devono fare gli interessi della popolazione. Una mozione condivisa, sottoscritta anche da me insieme al Presidente, è una mozione che chiede di fare luce, fare massima attenzione e velocità, che chiede rispetto per gli impegni presi con la nostra Regione. Bene la notizia di oggi dell'arrivo di 29.000 dosi e bene che vengano mantenuti gli impegni. Serve essere tempestivi, essere puntuali, rispettare i tempi della fase 1 e serve anteporre alcune esigenze particolari, in primis quello degli insegnanti, che è una categoria che noi vorremmo vaccinare quanto prima insieme al personale sanitario. Sulla stessa lunghezza d'onda, i consiglieri del centrodestra. Marco Stella di Forza Italia ha ricordato come lui per primo si sia mosso per mettere in luce le responsabilità di Pfizer, mentre Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia si è augurato che il governo si faccia sentire. Noi siamo stati i primi a denunciare e a chiedere che la Regione si costituisse parte civile, perché quello che è successo è inaccettabile. Abbiamo fatto, cioè l'Italia, il nostro paese, il paese membro del G8, uno dei primi paesi contribuenti dell'Unione Europea, hanno sottoscritto il nostro governo dei protocolli. La cosa che più mi indigna è che né il Presidente del Consiglio dei Ministri, né il Ministro degli Esteri, nessun ministro ha preso un aereo, è andato alla Pfizer a rivendicare quello che legittimamente era stato fatto, cioè la sottoscrizione dei contratti. Non ci bastano le giustificazioni, per questo chiederemo, abbiamo ottenuto che la Regione Toscana si costituisca parte civile nei confronti di una impresa, di una multinazionale privata che aveva sottoscritto un contratto e che quel contratto deve mantenere. Abbiamo sottoscritto l'iniziativa del Presidente Mazzeo, abbiamo portato anche il nostro contributo volendo sottolineare come in Europa ci siano altri stati, non l'Italia, che in realtà hanno avuto invece più dosi di quanto contrattate nella prima fase di contrattazione. Quindi c'è qualcuno che ha avuto più dosi di quelle che spettavano dagli accordi iniziali e ci sono paesi come l'Italia, nella fattispecie la Toscana, che si sentono dire da un'industria farmaceutica straniera che non ci daranno le dosi che avevano garantito di darci. Quindi la situazione è difficile. Io spero che la Regione Toscana, ma non solo, l'Italia tutta si costituisca in questa azione legale contro Pfizer e quindi l'appoggio di Fratelli d'Italia è inevitabile. Ricordare sempre, anche in mezzo a una pandemia, il Consiglio regionale, come ogni 27 gennaio, ha voluto celebrare il Giorno della Memoria. Un modo per non dimenticare quella data, il 27 gennaio 1945, quando fu liberato dall'esercito sovietico il campo di concentramento di Auschwitz e i crimini commessi dai regimi nazifascisti. La cerimonia in Palazzo del Pegaso è stata anche l'occasione per premiare Basilio Pompei, uno dei protagonisti della Resistenza. La loro esperienza, ha affermato Antonio Mazzeo, presidente dell'Assemblea Toscana, ci dice che non possiamo essere indifferenti, soprattutto chi rappresenta le istituzioni non può pensare mai di girarsi dall'altra parte. Come Europa, nata sulle ceneri della più grande tragedia del secolo scorso, non possiamo girare le spalle a chi oggi affoga nel mare o viene tenuto al freddo sotto la neve in un campo profugo. Al suo fianco il governatore Eugenio Giani, che ha sottolineato l'importanza di insistere nell'organizzare queste ricorrenze. Non si tratta solo di celebrazioni, ma di appuntamenti essenziali per le generazioni del futuro, in modo che siano immuni da certi orrori. Noi l'abbiamo voluta fortemente come ufficio di presidenza, su indicazione del vicepresidente Casucci, e sono contento che oggi sia qui insieme a noi Giuliano, il figlio di Basilio, per mandare un messaggio a tutte le cittadine e i cittadini della Toscana, che quello che è successo,
In entrambe le sue sfaccettature, a Basilio nella sua vita, penso al fatto che sia stato deportato, Basilio era un militare, noi di solito abbiamo e facciamo iniziative soprattutto per ex partigiani o partigiani, il segnale che abbiamo voluto dare è ricordare un altro pezzo di quelle terribili atrocità, erano circa 650.000 i militari deportati e Basilio in queste settimane, nel momento in cui aveva ricevuto a 103 anni la prima vaccinazione, mi diceva Giuliano che ieri ha ricevuto anche il richiamo del vaccino, ha subito terribili, vergognosi attacchi sui social, attacchi relativi al fatto che mettevamo a disposizione il vaccino ad un uomo di 103 anni. Io penso che il diritto alla salute sia un diritto inalienabile, sia per chi ha un giorno, sia per chi ha 103 anni. Io sono orgoglioso della scelta della Regione Toscana di partire dalle persone più fragili, dalle persone che soffrono di più. E questo è un segnale di attenzione e di testimonianza che come Consiglio regionale abbiamo voluto dare e mettere a disposizione. Mi fa davvero piacere che Giuliano sia venuto a ritirarla personalmente. Ci avrebbe fatto piacere poterla dare a Basilio per ringraziarlo per quello che ha fatto, per quello che sta facendo. Devo dire che la giornata della memoria sta sempre più rappresentando un momento di diffusione, promozione di quello che è una cultura della memoria indispensabile perché quello che è accaduto negli anni 45 e quelli che precedettero la fine della Seconda Guerra Mondiale non debba più accadere. 47 milioni di morti, 6 milioni e mezzo sterminati, ebrei, omosessuali, sinti, dissenzienti politici. La cultura del totalitarismo portò a una malvagità che mai abbiamo avuto nella civiltà umana. E il vaccinare, il rendere immuni i nostri giovani da quei valori, quei disvalori, è un elemento essenziale nel ruolo, nella promozione dei valori che invece costituiscono l'elemento poggiante della nostra Costituzione, del nostro vivere civile verso i nostri giovani. L'unica cosa che la pandemia ha macchiato nel giorno della memoria è il treno che porta gli studenti a visitare i luoghi dello sterminio. Per cause di forza maggiore, anche nel 2021 non si è potuta realizzare questa esperienza, ma l'ideatore Ugo Kaffaz si è augurato che possa tornare il prossimo anno. Così, a lanciare un messaggio ai giovani, ci ha pensato Giovanni Gozzini. Lo storico si è soffermato su un episodio fino a poco tempo fa sconosciuto, ovvero nella Berlino, centro nevralgico del Terzo Reich, ci furono esempi di persone virtuose che misero a repentaglio la loro vita pur di salvare il popolo ebraico. Si può scegliere sempre di non arrendersi ai regimi. Io spero l'anno prossimo, perché quest'anno abbiamo fatto un mix, va bene, fra treno e Mandela, cioè questa è un'esperienza anche importante, interessante, però aspettare 2 anni ancora per fare il treno francamente mi dispiacerebbe. Ci tengo a dire che non facciamo solo il treno, se no mi viene anche in mente qualche battuta. Però ecco, al centro c'è questa esperienza e quindi io spero. Costa, non è che non costi, però insomma, sono convinto che sarebbe molto opportuno farlo, sempre Covid permettendo ovviamente, però sarebbe una buona notizia, vuol dire che Covid è finito o perlomeno non è più un pericolo. Abbiamo saputo da poco, relativamente poco, perché sono 1600 ebrei nascosti da altrettante famiglie tedesche nel cuore del Terzo Reich, cioè dentro la città di Berlino. Loro si chiamavano U-Boat, scherzosamente, gli U-Boat erano i sommergibili della Marina Militare tedesca, indicava il loro stare nascosti, sommersi per non essere catturati. Sono la minima parte della comunità ebraica di Berlino, era 160.000 persone, quindi lo 0,1%, però ci dimostra una cosa, è fondamentale trasmettere ai ragazzi, e cioè che anche sotto il regime totalitario più sanguinario e oppressivo, anche nel cuore stesso di quel regime, cioè nella sua città capitale, a poche centinaia di metri dalla cancelleria del Führer di Hitler, era possibile comportarsi in maniera diversa.
si può sempre scegliere di non arrendersi al regime.